Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è 27 ottobre e sono le 10. Sono rientrata da poco a casa perché ho accompagnato Tommaso a scuola e ho già pulito il pavimento del bagno e dell'anticamera perché Simba con la sambietta mi fa sempre un casino. Oggi faccio un vlog perché, vabbè, intanto ho parecchie cose da fare, ma faccio un vlog perché oggi iniziamo a trasformare, diciamo, la cameretta. Iniziamo un po' a sistemarla, facciamo le prime modifiche, comunque facciamo le cose con calma, senza fare tutto all'ultimo minuto, e anche perché tra qualche giorno, un paio di settimane, ci arriverà il letto di Tommaso, il letto nuovo di Tommaso, che poverino dorme ancora nella culla, ma ormai non ci sta più. Qui la pancina cresce, ormai è diventata un bel pancione, direi, e anche perché sono entrata da pochi giorni nel sesto mese, quindi diciamo ci sta che la pancia sia esplosa così di colpo. Fatemi sapere se tra di voi c'è qualcuna che anche lei è incinta, così facciamo questo percorso, almeno quello che mi rimane di questo percorso insieme. E fatemi sapere a che settimana siete. Io appunto sono entrata nel sesto mese, quindi domani, che è venerdì, entro nella 23ª settimana. Voi appunto c'è qualcuna che è incinta? A che settimana siete? Fatemelo sapere nei commenti, che così magari ci confrontiamo, insomma, ci diamo un po' di supporto. E quindi vi dicevo, oggi vado a fare le prime modifiche, anzi una sola modifica per il momento, in cameretta, perché intanto mi sposto in cameretta. Allora, siamo in cameretta, scusate per la luce gialla, ma manca anche il lampadario della cameretta, quindi è una lampadina che non ci fa impazzire, ma per ora lasciamo quella lì. Vi saluta anche Simba. Ciao! Ciao! Dicevo, quando abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione e quindi poi abbiamo pitturato le pareti della casa, che è un lavoro che abbiamo fatto noi, non abbiamo dato troppa importanza allo zoccolino, alla rifinitura dello zoccolino. Noi come zoccolino abbiamo utilizzato le piastrelle, le abbiamo tagliate a metà e le abbiamo posizionate appunto a mo' di zoccolino, però sopra le abbiamo lasciate del colore della piastrella. Adesso vi faccio vedere meglio cosa intendo. Allora, vi faccio vedere qui in soggiorno che si vede bene. Allora, come vedete, qui lo zoccolino, normalmente gli zoccolini sono arrotondati qua sopra. Noi tagliando la piastrella è rimasto chiaramente il colore della piastrella, che poi ho pitturato sia appunto, come dicevo, in cucina, in sala e in anticamera. Manca da fare la cameretta e la camera. Come vedete, invece, cameretta la situazione è ben diversa, perché vedete che qua sopra lo zoccolo non è rifinito, ma c'è ancora il colore della piastrella. Allora, scusate il casino che c'è in cameretta, ma c'è una quantità di giochi esagerata, devo anche rifare il letto, quindi abbiate pazienza, prendetelo un attimino così com'è. Dicevo, quindi oggi cosa vado a fare? Vado a rifinire, ripitturare lo zoccolino che c'è su questa parete e su quest'altra parete fino all'armadio, perché con l'arrivo del nuovo letto l'armadio, questo qui, verrà spostato su questa parete e provvisoriamente per questi giorni la culla andrà al posto dell'armadio e lì appunto verrà il nuovo letto di Tommaso. Prima però di andare a pitturare devo andare a sistemare la sala, perché come vedete ci sono i panni da piegare e tutte le cose che ha lasciato in giro mio figlio, io ho lasciato lì la borsa, insomma, c'è un po' da sistemare.
Già che ho sistemato il divano, vi parlo un attimino appunto di lui, il protagonista praticamente della sala. Il nostro divano è un divano veramente enorme, come vedete, misura 2 metri e 80 per 120, quindi veramente, veramente enorme. Abbiamo scelto questo modello un po' perché appunto essendo a 120 al centro della stanza, volevamo che fosse il protagonista. Ci piaceva ovviamente come modello e l'abbiamo scelto anche perché, essendo giovani, il fatto che non abbia un vero e proprio schienale, perché lo schienale è fatto semplicemente da cuscini, è molto basso, è un divano da giovani, ecco, un divano che va vissuto proprio quando si è giovani, quando si è appena presa casa. È un divano in parte in tessuto e in parte in ecopelle. La parte in tessuto l'ho ricoperta con questa coperta, scusate il gioco di parole, perché con la nascita di Tommaso poi si è sporcato tutto. Mea culpa che non l'ho coperto prima. È un divano che ha ormai 5 anni, quasi 6 in realtà. Ha resistito perfettamente per i primi 5 anni, diciamo, ma è da qualche mese che, soprattutto da questo lato, come vedete, le copelle è praticamente tutta mangiata. Ha iniziato a, come vedete qua, non c'è neanche più, ha iniziato a screpolarsi questa parte che appunto dove batte direttamente il sole, e appena Simba, che per 5 anni non l'ha proprio calcolato questo divano, ma appena Simba ha visto che c'erano delle crepe su cui aggrapparsi, basta, ha iniziato a fargli festa. E anche Tommaso, devo dire che si diverte molto, soprattutto da questo lato, a togliere, come vedete, le copelle. È un divano molto comodo dal punto di vista dello spazio, ovviamente, perché essendo così grande, con un bambino è molto molto comodo perché lui si sdraia tranquillamente. Noi siamo di qua c'è Giovanni, di qua c'è Tommaso, non ci tocchiamo praticamente, e per questo è molto comodo. Non rischi di ritrovarti con i piedi nelle costole mentre il bambino si addormenta. Però appunto è scomodo dal punto di vista invece dello schienale. Ma tutta questa pappardella per dirvi che, viste le condizioni, in realtà la struttura è ancora molto buona, ma viste le condizioni un po' del divano, abbiamo deciso di cambiarlo. In realtà abbiamo deciso già qualche settimana fa, e siamo già andati ad acquistare il nuovo divano. Quindi a breve, a gennaio, arriverà appunto il nuovo divano. Non vi svelo il colore, sarà un divano un pochettino più piccolo, ma nemmeno tanto perché con l'arrivo di un altro bambino ovviamente non volevamo stare ancora più stretti. Ah, comunque ci tengo a precisare che è un divano, cioè quando l'avevamo acquistato era un divano economico, non abbiamo speso cifre esorbitanti, e sapevamo che comunque non sarebbe stato il divano per la vita, ecco, quindi ci tengo a fare questa precisazione. Sapevamo comunque che prima o poi andava cambiato, in primis per le copelle, poi per il fatto che non è sfoderabile, quindi a maggior ragione si sporca e non si riesce a pulire decentemente, e poi per il fatto dello schienale che ha una certa, insomma, non è più comodo. Io penso che i miei genitori e i miei suoceri odino questo divano perché non si possono appoggiare decentemente. È un divano proprio da relax, proprio ecco, non da ospiti. Allora, ho appena fatto il mio break mattutino. In realtà ho mangiato, vabbè, una girella e ho bevuto un Actimel, però volevo parlarvi di questi due snack che sono la nostra ossessione del periodo, o meglio, questa è la mia ossessione del periodo per me, cioè per quanto mi riguarda, che è il cioccolato vanini fondente al 74% con granella di cacao.
È qualcosa di fenomenale, ragazzi. Questo, se vi piace il fondente, questo qua è pazzesco. L'unica cosa che ha i quadratoni molto grossi, e quindi finisce molto in fretta. Queste invece, sono, della Snack Day, le nacho cheese, le tortiglia nacho cheese. Le avevamo prese da Lidl, vi metto magari qua sopra il video dello svuota la spesa, e sono buonissime, cioè piacciono anche a Tommaso, per dire, veramente sono la nuova ossessione, la nostra nuova ossessione, quindi penso che le riprenderemo anche se non c'è questa versione XXL, perché queste qua sono da 300 grammi. E quindi le riprenderemo di sicuro. Allora, ragazze, io ho terminato. Come avete visto, ho fatto sia questo lato, quest'altro dove andrà poi l'armadio, e già che c'ero, ho fatto anche questo pezzetto qua dietro la porta. Ovviamente poi, dopo che sposteremo tutto, continuerò ovviamente a fare anche tutto il resto del perimetro. Non sono, cioè non mi sono preoccupata di essere precisa, di non, diciamo, di non sbordare sotto lo zoccolino, perché poi andrò a lavare, scusatemi se è sporco, ma era fuori sul balcone, andrò a lavare lo zoccolino e anche poi qua per terra. Col detergente disincrostante acido che è fatto apposta per rimuovere i residui di posa, calcare, ruggine. L'ho già usato per fare gli altri zoccolini e toglie la pittura in un attimo, così poi vado a togliere anche questi residui vecchissimi, questi residui di pittura vecchissima. Poi un'altra cosa che mi piacerebbe fare, ma questo più avanti penso, è andare a pulire tutte le fughe e mettere il proteggifuga, però questo è un lavoro molto lento e vediamo poi col tempo se riesco a farlo. Comunque, adesso lascio asciugare, non faccio in tempo a passare il detergente perché tra poco devo andare a prendere Tommaso a scuola. Lascio asciugare, poi nei prossimi giorni passerò il detergente e magari nel prossimo vlog vi faccio vedere, diciamo, il risultato finale. Ovviamente tra una mano e l'altra ho fatto altre cose, tipo ho pulito i muri dalla polvere, ho lavato anche il bagno piccolino. Basta, io direi di chiudere il vlog qui perché penso sia venuto abbastanza corposo come vlog, quindi io spero come sempre di esservi stata di compagnia. Di sicuro voi me ne fate tantissima perché con la scusa di fare il vlog riesco ad essere anche un po' più produttiva. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un mi piace se vi piace questa tipologia di video e se vi è piaciuto questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!